Dopo il fermo dei giorni scorsi per mancanza di scorte, sono riprese le vaccinazioni a Siderno, indirizzate tutte in questa fase ai cittadini che avevano già fatto la prima dose di Pfizer e per i quali era scaduto il 21° giorno dal previsto richiamo. Una situazione che si è sbloccata dopo un contratto diretto tra il responsabile del centro vaccini di Siderno e il neocommissario dell'ASP Regina Gianluigi Scaffidi, al quale è stata spiegata la delicata situazione che si era verificata. Scaffidi ha così disposto subito l'invio di 400 dosi a Siderno. Si torna quindi alla normalità per l'unico centro vaccinale della Locride, compresi per gli assembramenti davanti ai cancelli, assembramenti fuori controllo in questo periodo di variante. E se oggi in Calabria parte finalmente la prenotazione online per gli over 80, fino a stamattina davanti ai cancelli di Siderno la situazione sembra essere fuori controllo. Il percorso vaccinale per gli over 80 qui è un percorso ad ostacoli. Alle 14 dovete Dove sono? All'ospedale, che devo fare il vaccino al nonno, ma c'è una sembianza incredibile, entra chi vuole, esce chi vuole e tutti fanno quello che vogliono. Non so qual è il mio turno, perché entrano prima, entrano dopo, non si sa. Se non abbiamo il Covid ci viene, perché c'è una sembianza incredibile, un'organizzazione zero. Non so cosa le devo dire di più. Parla da solo. È una vergogna, non c'è una, c'è una disorganizzazione che fa paura. C'è il pericolo di prendere il virus. Nessuna segnalazione, nessuno che ci dia una mano o un'informazione. Non sappiamo niente, c'è confusione, che volete. Questo è uno schifo. Infatti la gente chiede a destra, a sinistra, il ministro Speranza dovrebbe arrivare a Siderno e rendersi conto di persona che la sanità è uno schifo. È da stamattina che gira a destra e a sinistra, perché uno dice no, è andato a sinistra, un altro è andato a destra. È una vergogna. Ora me ne vado perché non intendo più fare niente. Ma se ne va per protesta? Sì, ma non è per protesta. Ritorno la prossima volta se non c'è confusione, perché qua c'è pericolo di prendere l'infezione, perché c'è un assembramento che non dovrebbe esserci. Questo non c'è un vigile, non c'è una guardia, persona che possa darci una indicazione precisa.